Nel nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Cari ascoltatori, cari spettatori, oggi il nostro sermone parla della comprensione del testo, ragionare per capire. Imam Abu Hanifa e la propria scuola di giurisprudenza religiosa, un esempio pratico e modello. Ma prima di tutto, loda ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel suo nobile libro: Ecco il libro benedetto che abbiamo fatto scendere su di te, affinché gli uomini meditano sui suoi versetti e ne traggano un munito i savi. E rendo testimonianza che non c'è divinità al di fuori di Allah, l'uno senza alcun associato. E che il nostro maestro Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua salvezza e le tue benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che conducono il suo percorso con rettitudine fino all'ultimo giorno. Infatti, l'Islam presta particolare attenzione alla ragione che è la ragione dell'obbligo. La conservazione della ragione è uno degli scopi sublimi della Sharia islamica e una delle principali prescrizioni per le quali tutte le leggi e le religioni garantiscono l'emulazione. Nostro Signore, gloria a Lui, ci indirizza verso l'uso della ragione in materia di riflessione e meditazione sui fenomeni cosmetici, per conoscere la sua grandezza e la sua unità. Gloria a Lui. Allah sia esaltato, dice nel Corano: È in verità, nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternarsi della notte e del giorno ci sono certamente segni per coloro che hanno intelletto. C'è anche nel Corano i favar. E fa parte dei suoi segni la creazione dei cieli e della terra, la varietà dei vostri idiomi e dei vostri colori. Perciò vi sono segni per coloro che sanno. Ci sono prove in questo per gli studiosi. Chi contempla l'espressione coranica troverà che sollecita il ragionamento e la riflessione con varie formule oppure varie parole. Non ragionate dunque? Potreste essere in grado di farlo? Ragionare per le persone che ragionano, per le persone che pensano e per le persone che capiscono. Chi contempla la Sharia islamica si rende conto che induce le ulima, o gli studiosi, a usare ragioni deducendo sentenze legali delle loro prove dettagliate. Così facilitano i loro affari quotidiani, la loro vita e il loro al di là, mentre osservano le incostanze della bura Sharia, lasciandole intatte. Il nostro profeta, pace e benedizione su di lui, ha detto: Se fai l'arbitro con sforzi deduttivi e dai una corretta opinione, avrai due primi premi divini. Se dai una scorretta, avrai uno solo premio divino. Senza dubbio, l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, che Allah sia soddisfatto di lui, l'autore della nota dottrina Hanifi, o Hanifiya, come diciamo in lingua araba, è stato il pioniere della scuola del razionalismo in termini di comprensione dei testi. Allah le ha conferito una ragione cosciente, non era un imitatore e non si fermava ai significati apparenti dei testi, individuò le loro mire e la loro volontà. Fu un pioniere nella comprensione dei testi, al punto che gli studiosi dicono: le persone sono discepoli di Abu Hanifa in materia di fiqh, oppure, come diciamo in lingua italiana, giurisprudenza.
L'imam Abu Hanifa, che Allah sia soddisfatto di lui nella sua misericordia, ha osservato nella sua scuola di giurisprudenza religiosa il tempo, i luoghi, le circostanze, le traduzioni e le usanze del popolo. Espande le prove per l'analogia, l'opzione definizionale e la consuetudine. Il suo riferimento fondamentale a questo proposito è l'Hadith, oppure è detti, del nostro maestro Muaz ibn Jabal, che Allah sia soddisfatto di lui. Quando il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, gli disse, quando lo mandò pure nello Yemen, che cosa fai quando arbitri? Egli rispose, i giudizi dal libro di Allah. Il profeta si interroga ancora, se non trovi il giudizio lì, Muaz ha risposto, giudico dalla tradizione del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. E il profeta si interroga ancora, se non trovi il giudizio lì. Muaz ha risposto, ti spiego con un modo inestaccabile i miei sforzi deduttivi. E il profeta a dire, lode ad Allah che ha diretto l'inviato del messaggero di Allah. Questo hadith e simili sono stati il motivo di Abu Hanifa per usare la ragione per comprendere il testo nel quadro degli obiettivi della legislazione generale. Sia lodato Allah, il Signore dell'Universo, che la salvezza e le benedizioni di Allah siano concesse all'ultimo dei profeti e messaggeri, il nostro Muhammad, baci e benedizioni di Allah su di lui, alla sua famiglia e ai tutti i suoi compagni. Cari amici, le religioni sono venute per la felicità e non per la sfortuna delle persone. Allah, gloria a Lui, ha detto: non abbiamo fatto scendere il Corano su di te per renderti infelice, e non ha posto nulla di gravoso nella religione. Ogni volta che al profeta viene data un'opzione tra due cose, sceglie quella più facile, a meno che non sia un peccato. Se è un peccato, è stato soprattutto per allontanarsene. Ecco perché è indispensabile servirsi di sé per comprendere appieno il testo autentico e le sue applicazioni e a riferire la sentenza giuridica al caso opportuno di realtà pratica. Affermiamo che il giurisconsulto deve essere ben consapevole delle condizioni, delle circostanze del suo tempo, della realtà vissuta delle persone e dei loro usi e costumi. Così potrà dare fatwa o sentenza legale islamica ai suoi casi appropriati e alle sue condizioni del suo tempo, non alle condizioni e alle situazioni di epoche diverse. Chiunque dia delle fatwa, oppure sentenza legale islamica, alle persone senza considerare la loro realtà e spazio temporale e la natura della loro vita, le espone all'imbarazzo e alla difficoltà. La nostra Sharia si basa sulla facilità e sull'eliminazione dell'imbarazzo. O Allah, donaci la comprensione della religione e preserva il nostro paese e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.